chiamo Cosimo Cumanò e sono morto per il troppo lavoro. Perché sono morto, mamma? Il troppo lavoro? Lavoravo anche 20 ore al giorno, tutti i giorni. Stavo a casa il sabato e la domenica, mamma. Mai, lavoravi sempre. Tutti i giorni. Sì. Non mi riposavo mai. Sempre in nero lavoravo. Tranne alla fine, che un contratto me l'hanno fatto, ti ricordi, mamma? Sì, mi ricordo. Si chiamava contratto yogurt. Yogurt? Sì. E perché, mamma? Perché scadeva dopo una settimana. Due giorni ed ero consumato totalmente. Tenevo anche una bella ragazza, Sonia. Te la ricordi, mamma? Sì, me la ricordo, era bellissima. Ma poi non la potevo più portare a mangiare una pizza, al cinema. E così lei mi ha lasciato. E poi... Fatti l'orecchio, mamma. Non ce la facevo più neanche a fare l'amore. Tenevo anche un sacco di amici. Ti ricordi, mamma? Sì, tantissimi. Ma poi non li vedevo più. A proposito, Cosimo, ti ha chiamato Pasquale. Ha chiamato? Sì. E quando? Oh, non mi ricordo, era il giorno dopo che sei morto. Gli amici si sono fatti vivi quando sono morto. E poi mi piaceva tanto mangiare, ti ricordi, mamma, le lasagne? Mangiava tantissimo, mi piaceva soprattutto la pasta con le melanzane. Faceva il bis, il tris, il quattris, il cinquis, il sis. Mangiavo tutti i giorni, ti ricordi, mamma? Sì, tutti i giorni. E poi alla fine? E alla fine ti siamo malati, ti è venuta l'ulcera. Mangiavo solo brodino. E pastina. Era pure buona pure quella, mamma. Sì. Non te l'ho mai detto. Non mi piaceva. Cosimo, senti, ma me la devi dire una cosa. Ma com'è che ci sta lassù? Che stai facendo adesso? Che fai? Dove dormi? Lassù, mamma? Sì. A noi ci hanno sempre detto che a noi poveracci era tutto nostro il regno dei cieli. E invece ci hanno dato un angolo di paradiso, piccolino. Sto in una nuvola, in condivisione, con 8 milioni di persone. Mi ho fatto richiesto di un santo in paradiso. Ma la lista è lunga, mamma. 15 miliardi di persone. Ma ce la faremo. Chi c'è la lista d'attesa? Pure finisce l'ultimo. Sì, mamma. E io mi pensavo che la crisi stesse solo qua. Ma la crisi va al di là. Senti, Cosimo, ho chiamato il prete. Don Antonio. No, Antonio non c'è più, l'hanno cambiato. E perché? E perché? Dicevano che giocava con i bambini, sì. A patinare, ma... Don Antonio giocava pure con le bambole e qualche volta con le cave. Io, mamma, questo poco tempo ce l'ho avuto per venire a dirti che alla fine non ne vale la pena di vivere per lavorare, ma bisogna lavorare per vivere. E lo so che pare una frase fatta, ma io l'ho capito quando era troppo tardi. E adesso sono qui per dirti che noi dobbiamo fare qualcosa di qui. E la crisi va fermata da qui, prima che vada troppo al di là. E io questo sono venuto a dirti, mamma. E tu questo devi venire a dire. Lo dici, mamma? Va bene, te lo giuro. Glielo dico a tutti. Per primo al prete. Dillo a tutti.
Sì. Ti voglio bene, mamma. Anch'io. Ti abbraccio tanto. Anch'io. Spero che ci vedremo. Magari non presto. Magari. Ciao, mamma.